thank you E in quanto al mistero che si vuol fare, l'è da dire che non basta volerlo, bisogna impegnarsi a farlo. E per impegnarsi a farlo, bisogna imparare a farlo. E per imparare a farlo, bisogna studiare. Mi non sono d'accordo con quei, e ne ho trovato in, in 50 anni di lavorare, che crede che per essere falegnami basta saper fare le macchine. Invece in bravo falegnam, prima di diventare bravo, deve studiare, ciapando a esempi i meglio falegnami che ghe, che Gesta prima di lui e dalle scuole d'arte per sto mister e il venfora che conosce il disegno e la storia dei mobili, che la è da tenir da conto. Per dir, nel 700 e 800, Gesta Mobilieri che feva mobili per re e imperatori mobili che gli è capolavori, i ganei libri che a leserli te da verse il cervel. Allora sì che ti capissi cosa vuol dire essere bravi. Chi ti dice che non te puoi diventare bravo come loro? Ma se invece ti contenti di de farnare delle macchine, non te sarai mai proprio bravo. Cari amici di Telegarda, Appassionati di letto, sempre appassionati di questa trasmissione, ben ritrovati. Vedete che ho iniziato questa puntata con la lettura di un brano che ho tratto da quel libro di cui vi ho parlato qualche puntata fa, di quel libro che stanno realizzando a Nago due amici che abbiamo conosciuto, l'architetto Gino De Bonetti e Tullio Rigotti, con i quali oggi ritorniamo a parlare. Vi dico subito che io nella lettura ho fatto qualche errore di pronuncia, perché? Perché eh, Nago il vol, vedete, eh, ho continuato a, a sollevare questo problema, loro hanno l'accento della O, accento fonico, chiuso, i vol, i tol, noi diciamo vol, tol e quindi può darsi che abbia compiuto, infatti c'era l'architetto De Bonetti che vedevo che aveva qualche moto di... Eh, sorpresa, come dire, ma come lese questo qua. Ecco, oggi parliamo di questo libro perché ormai si sta per realizzare. Nel senso che cercheremo di capire com'è impostato questo libro, cercheremo di scoprirlo con i due ospiti che voi conoscete e che vi ripresento. Gino De Bonetti, ciao, bentornato. Ciao. E Tullio Rigotti, ciao, ciao anche ciao. a te. Allora. Come stanno andando i lavori? Chiedo a Tullio. Beh, I lavori eh, siamo a buon punto, diciamo. E ci mancano ancora alcune correzioni, alcune diciamo, eh, mette in opera, ma siamo a buon punto. Ecco, diciamo. Quindi può darsi che a breve potremo... Sì, diciamo che fra un paio di mesi e prima di Natale sicuro uscirà il libro. Ecco, e lo presentate sempre come gruppo culturale di Nago Torbo. Sì, certo, come gruppo culturale di Nago Torbo, naturalmente. Ecco, perché abbiamo iniziato proprio attraverso il gruppo culturale Nago Torbo. Ecco, approfittiamolo per ricordare che a Nago Torbo, una comunità così ristretta, pensa, ha questa, questo gruppo di persone che studia appunto le cose del passato, anche le cose eh, più recenti, sì. e, e le pubblica su questa eh, rivista. Questa. Che si chiama giurisdizione di Penede. Di Penede. Una, ne fate di solito un paio. Due, due all'anno. All quindi un impegno notevole. E quindi grazie. Gino, lo abbiamo sentito che ormai questo libro è, sta per finire. Ecco. Beh, io direi che è un pensiero che ho adesso, che devo discutere con Tullio. Siccome secondo me si. si lo prevedo abbastanza abbondante perché a un certo punto se troviamo la strada giusta è un peccato fermarsi a metà. Vorrei fare qualcosa, cioè, già che lo facciamo e il FEMBE, sa che, lo facciamo, che è il fatto, fem è il fatto un po' bene così. Allora, per non annunciare cose che poi dopo non, non, non risultano, fa promesse direi di dire probabilmente in tempi sufficientemente brevi verrà integrato, bisogna trovare una frase, insomma, qualcosa da far capire che può andare avanti perché, che ne so, se troviamo... Sì, sì, qualche di, cosa di, di interessante, parlare di altrimenti... culture, parlare dei de, de, bo, de boschi, dei de, de cose, eccetera, non so, parlare delle galbenie per esempio. Certo. Ecco, parlare che dei le... boschi, ecco, vedete... O parlare dei zureni, de, de no, questa... parlare della de selva, perché non parlare de... che, che fa parte del paesaggio? Quindi senza com compromettersi troppo, ma dir può darsi che. che ho capito. Quindi eh. allora. Comunque, entro dicembre dobbiamo finirlo. Ecco, lo presentiamo senz'altro. Va bene. E... Eh, ma in questa maniera ne va meglio, no? Perché a un certo punto annunciando che, che sarà dopo un qualcosa. Chiudendo quando vuole, noi no? Ecco, Nella cavem meglio, ecco, notate questo... che ne manca ecco, qualcosa? Quando è preso da vigore oratorio, parla il dialetto. Nella cavem meglio, Meio. ecco vi faccio notare, cavem... Eh, eh cioè, sì? Ecco, eh, voglio semplicemente adesso farvi eh, dirvi due parole su come è impostato il libro, perché il libro non è solo un vocabolario, c'è il vocabolario, però è un vocabolario fatto in modo eh, originale, nel senso che c'è un elenco di parole. Però a tante di queste parole si accompagnano delle frasi, dei modi di dire appunto con queste parole. Ma non c'è solo il vocabolario, abbiamo aneddoti, abbiamo eh, confronti fra quella che era Nago di una volta e la Nago di oggi, abbiamo eh, discorsi sull'ambiente, sul paesaggio, sui veci nagesi, quindi sui personaggi di, 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 di Nago che hanno contribuito anche alla formazione diciamo umana, personale di Gino De Bonetti. Quindi è da questo punto di vista un libro molto interessante perché è vario e quindi eh, sono, con, sono convinto che è interessante e solletica, come ho già detto precedente, la lettura. Ecco, a questo punto, però, per farvi capire meglio ancora com'è il libro, io direi di chiedere a Gino, per esempio, di leggerci questo brano, che è un brano che mostra le differenze appunto fra il mondo di una volta, diciamo così, e il mondo di oggi. Ecco, questo segnato in rosso, Gino, grazie. E' un dei miei ricordi che è sempre la gente gente in gamba, allegra, e le bel starg insieme. Allora lavoravo sulla campagna, forment, zaldo, marini, tabac, verdure, frutti e tanta uva, merlot, schiava meranese, pegol rosso, cabernet negrera, che era boi, vacche, vedei, cavre e giolete e qualche asem o mul, cavai pochi ma tutta arta dent, era tan più allegra di adesso, che aveva voglia di parlare, di saludarsi, magari di bevere una biciera insieme. E che era qualche dunque che feva il fe vinco i figli. <ride> Nei miei ricordi c'è sempre la gente di Nago, quella di quando ero piccolo. Gente straordinaria, allegra e divertente, ed era bello starsi assieme. Allora coltivavano frumento, grano turco, marini per le bestie, tabacco, verdure, frutta e tanta uva, merlot, stava meranese, pegol ros, ho me, pegol ros, cabernet e negrera. C'erano buoi, vacche, vitelli, capre, caprette, qualche asino o Ecco, ma questa è la traduzione, perché l'aspetto curioso di questo libro è che accanto ai testi dialettali poi c'è la traduzione in italiano. Sì. Per cui, per chi non conosce ancora bene il dialetto, c'è la doppia versione, no. dialetto e italiano. No. Il Tullio però voleva dire qualcosa riguardo appunto all'impostazione di questo libro, esatto. ricordare qualcos'altro. Esatto, per alleggerire un po' la lettura, eh, ogni tanto mettiamo dentro delle file a alcuni proverbi e alcune eh, ricette come la supa, come i fregolotti, il brusà. E bon e il bombrusac. Abbiamo cercato, e addirittura alla fine ci sono anche le località, località di Nago. Certo, certo. certo. Ecco, eh, All'interno del libro poi eh, Gino De Bonetti anche si permette di fare sue valutazioni sulle bellezze che offre Nago. Allora li faccio leggere. <sussurra> e cerchè di conservar ste bellezze? E cerchè conservarle ste bellezze? Quel di che non leghe più. Può entrarne anche, anche a noi da qualche croi, crona. Guardiamo l'ordine di rovinarle noi. Direi che faccio massa prediche, ma te, teni in conto che quando si tratta di difendere i suoi paesi bisogna mettergliela tutta, tenerseli da conto e non lasciare che i ladaroni si ingrassino a spese di tutti gli altri. Ve raccomando. Leggo ecco. anche l'italiano? No no no, 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 no. Allora avete sentito no, questo, questo auspicio, questo consiglio, questo ordine, teni da conto sti paesi, sì. teni da conto queste bellezze. Ecco, quindi nel libro c'è anche questo accenno alle bellezze sì. che vanno conservate, Beh, anche per perché l'architetto la, De Bonetti dice che adesso il turismo... È, è un'attività importantissima per cui bisogna sfruttare le bellezze che abbiamo, quindi cerchiamo di conservarle e non permettere ai lasaroni, quelli che oggi si chiamano speculatori, di rovinare queste bellezze. Bene, io direi che abbiamo anche oggi raggiunto un buon numero di minuti di trasmissione. Spero che abbiate capito come è impostato il libro, come ha fatto il libro. Quindi mi raccomando come esse, se ci sarà una presentazione accorriamo tutti alla presentazione anche perché penso che molti di Lago possano dire dare un loro contributo al dialetto quindi grazie ancora a Tullio eh, Rigotti grazie, grazie a voi. Architetto De Bonetti e chiudo adesso attenzione, chiudo adesso il, la trasmissione con il vocabolarietto, però questa volta lo trago direttamente dal libro quindi attenzione lo vedete in sovraimpressione. Trovate la parola scet, vedete anche qui la linetta che separa la S dalla C proprio per leggere separatamente. Non sciet, ma scet, limpido, chiaro, chiaramente l'accento aperto, l'accento fonico aperto. Scopar, stesso discorso. Anche qua la linetta che separa la S dalla C. Scoppiare. E poi vedete quello che vi dicevo. Accanto a qualche vocabolo ci sono dei modi di dire delle frasi. Le sciopà dal calt è scoppiato a causa del caldo. Sciopar dal rider, beh, questa è bella. Scoppiare dal ridere. Poi c'è la scina, la rotaia del treno. La sciopetà, colpo di fucile. La sciuma, la schiuma. Scriver, scrivere, scrit, scritto. La scoa è la scopa. Squat, lo scopino. La Scodega, una volta si emaneva le Scodeghe, i Crauti con le Scodeghe, la Scodega è la cotenna del maiale. Ecco la, scola, ecco la scuola, noi ad Arco diciamo scola. Vedete le differenze di pronuncia riguardo l'accento fonico. Scoltar, ascoltare. Ti ascolta e tasi, tu ascolta e taci, tasi, taci. Scolteme, ascoltami. Ecco, vi faccio notare, ma ve lo, lo dico dopo perché c'è l'esempio, scoltememi, no quella zucca dura di tuo fratello, quindi ascolta me, non quella testa dura di tuo fratello. Ecco, vi faccio notare l'importanza per esempio dell'accento tonico in questo caso, scolteme con l'accento tonico sulla O, sta per appunto ascoltami tu, Invece, scolteme, se l'accento tonico fosse sulla E, vuol dire ascoltatemi. Poi c'è scominziare, incominciare. Se non te scomenzi, non te finirai mai. Se non cominci, non finirai mai. L'Eva scominzia col dire che l'avria fatto passi. Aveva cominciato col dire che avrebbe fatto due passi. Poi scompagnae, male accompagnate. Do careghe, scompagnae. Due sedie scompagnate. Questo è un esempio di com'è impostato il vocabolario del libro che stanno appunto portando a conclusione Gino De Bonetti con l'aiuto di Tullio Rigotti. Bene, io sono arrivato anche questa volta alla fine. Ringrazio naturalmente i miei due ospiti. Grazie, anche a, voi per voi. Voi. Grazie a voi. E Rivederci. mi raccomando, non è mai troppo tardi per riparare, imparare il tagliamo. dialetto. E Ciao tagliamo. a tutti. Ah,